Ciao a tutti, quella che segue è una presentazione tutt'altro che esaustiva di alcuni passaggi del libro Virus Mania. La società sotto l'incantesimo di una teoria microbica unidimensionale. Con la fondazione della Royal Society nel 1660 avviene un cambio di paradigma per la medicina occidentale. Ciò che conta sono le prove sperimentali, non fantasie speculative. Superstizione e fede. Nullius in verba, non credere a nessuno sulla parola. Da allora il nostro entusiasmo per i conseguimenti scientifici non ha fatto che crescere. Thomas Huxley, nonno dell'autore Aldous Huxley, ha paragonato questa crescente autorità della scienza alla posizione di potere della Chiesa, tanto da coniare l'espressione Church Scientific, Chiesa Scientifica. A causa del loro status odierno, continuiamo a percepire dottori scienziati come ricercatori disinteressati della verità. I giornalisti solitamente presumono che gli scienziati organizzino studi rigorosi e diffondano solo fatti dimostrabili. Tuttavia, è un quadro ideale che nulla ha a che vedere con la realtà. Incalcolabili miliardi di dollari sono trasformati in ipotesi scientifiche. Ma queste teorie sono spesso mera speculazione, dimostrate false e anni dopo, infine, rifiutate. La nostra cultura scientifica è governata da segretezza, concessione di privilegi, mancanza di responsabilità. Tutti questi discutibili fattori contribuiscono a potenziale pregiudizio o tentativo di frode da parte dei ricercatori. Viene così messo a repentaglio il principio di prova scientifica introdotto nel XVII secolo. A scanso di equivoci, la medicina ha raggiunto traguardi enormi, per lo più la medicina riparativa, come la chirurgia post-incidente, i trapianti di organi o la chirurgia laser oculare, ma i pericoli della medicina moderna sono fin troppo evidenti. L'odierna mania delle pillole esiste perché distorta è la nostra comprensione di ciò che causa le malattie. Per comprendere ciò dobbiamo volgere lo sguardo alla metà del XIX secolo, quando avvenne un vero e proprio capovolgimento da una visione complessa, olistica riguardo l'origine della malattia, ad una mentalità monocausale. Questo dogma di una singola causa per ogni singola malattia è stato definitivamente plasmato dalla microbiologia alla fine del XIX secolo. Dichiarando specifici microorganismi, virus, batteri, funghi, essere causa di malattie specifiche. E fu così che i fondatori della teoria dei microbi, Louis Pasteur e Robert Koch, ascesero in vita alla cima del Monte Olimpo della medicina. Ma per quanto affascinante possa essere questa concezione della singola causa, ha davvero poco a che fare con la complessità del corpo umano. Una significativa maggioranza di malattie ha ben più di una sola causa, specialmente in microbiologia. Dati dimostrano indiscutibilmente che i tassi di morte delle cosiddette malattie infettive erano notevolmente diminuiti dalla metà del XIX secolo. La monumentale conquista del respingere malattie e aumentare l'aspettativa di vita è principalmente dovuta al miglioramento degli standard di vita generali, il miglioramento della nutrizione, costruzione di impianti di depurazione delle acque, eccetera. Ma cosa sono realmente questi microbi? E quale ruolo giocano nel complesso ciclo della vita? Come hanno fatto l'establishment medico e i media a trasformare questi microbi nei nostri peggiori nemici? Scopriamolo insieme nel capitolo 1.